Tanto. Allora, intanto volevo mettermi un pochino più vicino, mi sentessi il Papa qua su a me. Io stavo fando la messa per la ufficiale. Ora voi vedete e non vedete, io cercherò di fare in modo che possiate vedere tutti. Allora, buonasera, grazie, come direbbe Renato, di questo incontro. Grazie, grazie davvero. Allora, è per me sempre un onore, un piacere avere questi contatti con le persone. Io intanto volevo ringraziare sentitamente la Feltrinelli per averci dato una mano con questo spettacolo e quindi ovviamente non potevamo che ricambiare, come direbbe Berlusconi, ad personam, perché, tanto per usare un termine un po' più... E niente, allora io di solito quando facciamo questi incontri, buonasera dottoressa, quando facciamo questi incontri l'importante è sempre come partire, che non si sa mai come partire in realtà, cosa dire che possa essere interessante per le persone, però magari andiamo un po' così a braccio, vediamo cosa ci inventiamo. Intanto, come sapete, faccio intanto subito un po' di pubblicità allo spettacolo che farò al Palalottomatica. Uno spettacolo che mi ha dato molta soddisfazione quest'inverno e anche l'inverno scorso, che abbiamo fatto 2 anni di tournée praticamente senza mai fermarsi. È uno spettacolo assolutamente divertente, anche se all'interno di questo spettacolo ci sono delle cose che insomma poi vi spiegherò più avanti, anche un pochino meno divertenti, ma insomma comunque sempre voi sapete io non faccio satira politica, ma almeno satira sociale, insomma, se mi permettete va fatta. E è uno spettacolo come, dove dentro ho messo un po' dell'esperienza di anni della televisione, tante cose che volevo dire e che non ho detto, perché come sapete la televisione ti dà veramente poco tempo a disposizione per poter aprire e chiudere parentesi, insomma non si finisce mai di spiegare un concetto. Allora, siccome c'erano delle cose che volevo dire e raccontare e soprattutto ampliare un po' di più le argomentazioni, l'ho fatto con questo spettacolo. Gli argomenti sono tanti, insomma, è una varietà, intanto è una varietà un po' come varietà di Gino Bramieri. Io mi ispiro molto a Gino Bramieri, è uno dei miei attori preferiti, quindi una comicità, come sapete, leggera. Io penso che in questo periodo ci sia più che altro bisogno di leggerezza, no? Nello spettacolo, perché se noi comici ci mettiamo anche noi a fare i critici, se ci mettiamo anche noi a fare la politica, se ci mettiamo anche noi a farci ricordare, a far ricordare al pubblico ogni volta che viene in teatro, che ci guarda in TV, quali sono i nostri problemi quotidiani, dico, chi è che poi ce li fa scordare, no? Allora io penso che sia il compito di un comico far sorridere, far divertire e disimpegnarsi, anche se questo spettacolo qualcosa racconta, c'ha un tema importante.